la lunetta gialla è presente in ogni ripiega. Quello vuol dire che devi vedere fondamentalmente se da questo lato qui dove c'è l'inizio cominciava con la banda nera, con la banda rossa, esatto, e come era messa. Cioè non è casuale questa disposizione. Quando si vedono i soldati col pantalone scozzese, in molti casi erano soldati che si erano presi, si erano tagliati, si erano cuciti i pantaloni, quindi già lì puoi fartelo un po' come ti pare. Però sul tilt originale ci sono una serie di regole ben precise. Andando indietro nel tempo queste regole sono sempre più vaghe. Cioè, quello è un problema che se lo fai su un Black Watch già napoleonico, sul periodo di sorgimento, quindi metà dell'Ottocento, Crimea, lì hai delle regole che andrebbero perlomeno insomma provato a riprodurre, anche se spesso ho visto non vengono minimamente considerate in fase di giudizio, quindi anche perché penso che pochi conoscano effettivamente. Io so che ci sono, devo darmi da vedere di volta in volta, so che ce ne sono, non so esattamente quali sono. Tanti non lo considerano, tanti considerano che siano fatti bene gli scacchi tutti uguali e che magari non ti valutano come valore aggiunto il fatto che ti sia impazzito a fare tutti gli scacchi a raggiera su una stoffa che va ad avere una piega rotonda, e lì è questione di dove capiti. E quindi insomma avere un'idea, cercare di capire come si muove la stoffa, come va fatta, il tipo, la forma del disegno, è un discorso che vale anche per un disegno geometrico, questo, per un decoro geometrico, perché alla fine il tartan è un decoro geometrico a colori. Quindi provare, studiare, osservare, come sempre, come qualunque altra cosa, un discorso di per sé, il concetto e l'approccio non cambia. La differenza fra un decoro normale o un araldico o altro del tartan è proprio la tecnica con cui è fatta questa stoffa, che in realtà non sono dei colori, dei disegni, ma sono dei fili di colori intrecciati. Se vai a vedere le foto che trovi su internet lo vedi chiaramente, che in realtà è una base verde con quella che a noi sembra una linea scura, in realtà è una linea con dei fili neri. Basta guardare un volgarissimo plaid, no? Sì, ecco. Un volgarissimo plaid lo trovo, a volte li trovi stampati, quindi sì, vabbè. Però se è fatto bene sono fili che si incrociano e quindi vanno a saturazione di colore. E noi questo non possiamo riprodurlo, a meno che non si lavori su un busto e si voglia fare una prova, quindi noi andremo a fare delle tonalità di colore che simulano queste sovrapposizioni. Io ho provato a scomporre ideologicamente un disegno che se vai sopra ci sono indicati tre colori. Cercando di semplificarlo, poi alla fine gli ho aggiunto due linee gialle che non erano previste per far capire come andare a lavorare su quel caso lì. Però in realtà alla fine lì è una stoffa che è composta da fili blu, fili neri e fili verdi. Basta. Bisogna identificare qual è il colore base, verde, rosso, blu, in alcuni casi marrone, dipende da quello che stiamo facendo, in questo caso il verde. E da lì andare a identificare sull'immagine di riferimento come è costruito il disegno, quali sono il primo livello di linee, il secondo, il terzo e via dicendo. Ogni tipologia di fasce si sormonta su un'altra e quindi si va a creare un terzo colore, un quarto colore, un quinto colore. Io dico, proviamo a ragionare per saturazione, nel senso, noi abbiamo una base verde nella quale vengono messi dei fili blu, quindi avremo delle righe che sono composte da verde e blu. In questo caso a monitor magari non si vede molto, ma quei colori andremo proprio a mischiare il verde e il blu, magari un po' di nero per scurirlo. Dove le due fasce di verde e blu si incrociano, i fili blu si aggiungono uno sull'altro e quindi avremo la parte blu vera e propria. Il famoso discorso che facevamo della trasparenza che non pagava perché sì, alcuni avevano provato esatto, la tecnica. Può funzionare come no, io consiglio di farti le mescole, anche perché non sempre le trasparenze danno il risultato voluto. Lo stesso è per le linee che ci sono ai lati. È verde e nero, quindi sì, sarà un verde più cupo, io faccio la mescola. Questo però si andrà a intersecare sia col blu che su se stesso, quindi devi trovare un verde scuro, un po' più scuro dove c'è il blu e magari lo fai nero completo dove si interseca su se stesso col nero. E andando avanti sempre il discorso, aggiungendo le altre due linee, anche quelle, sarà una mescola base dove ci saranno dei quadratini più scuri.
stringendo sempre di più il discorso, avrai alla fine le righe rosse, le righe gialle di certi tartan, che saranno una linea di un, in realtà sarà filo giallo e filo verde, quindi sarà un giallo verdognolo, un mescolo di colori, viene fatta una linea e semplicemente nell'incrocio si fa un puntino di giallo puro, di rosso puro. Poi ho notato, hanno sempre queste linee aggiunte, diciamo le ultime, no? Giallo, rosso, eccetera, a seconda del tartan, vanno sempre a dividere i quadrati o no? Una impressione ottica. Cioè sono sempre in un punto ben preciso. In alcuni può esserci una linea che è a metà del quadrato, in altri può esserci una doppia linea che è al centro, come una doppia linea che è sui bordi. Questo è un tartan che, lì l'ho fatto un esempio di un tartan che aveva alternata doppia linea sul bordo con la linea centrale, poi doppia linea, fascia, altra doppia linea, ripartiva con la linea centrale, quindi alcune hanno un'alternanza su 2-3 quadrati. Ce ne sono alcuni che hanno un'alternanza di linee rosse molto complessa, quindi devi vedere di volta in volta. In genere se chi ti dà riferimento è bravo, ti fa sempre quello che è un pezzo di pattern, cioè dove comincia e dove finisce, nel senso che se questa immagine io la spiego, la copio il collo di qua, ricomincia uguale. Se questo qua che aveva un'alternanza doppia singola, doppia, doppia, singola, doppia, te ne dà un pezzetto solo, tu non puoi sapere come continua, quindi devo dartela per forza dove comincia la ripetizione del motivo. Io ho messo due foto di due pezzi di torre, di due tartan che ha fatto. Ah, una cosa, se noi andiamo a fare pezzi recenti, Crimea, napoleonici, pre-napoleonici, sono abbastanza recenti, ben documentati e ben precisi. Man mano che si fa indietro, i tartan diventano un po' più semplici. Soprattutto semplici. Diventano meno inquadrati come reggimenti, quindi sono più familiari, sì, legati ai clan, però non erano rigidamente inquadrati come tutto un Black Watch. Che non c'è il reggimento. Soprattutto quando si va a fare uno scozzese o un tartan o una stoffa di origine scozzese, bisogna vedere un po' il che si fa. In passato sono stati fatti dei barbari celti o non so cosa, scozzesi antichi, con dei tartan con dei blu e dei rossi. Sono la cosa più falsa che possa esistere, perché i tartan sono cominciati a essere marron chiaro, marron scuro, forse del nero, forse del giallo, ma forse. Verde, nero e non è quello che seccava. Devi pensare a quello che erano i colori che potevano esserci nel 1002, nel 1003, nel 1004, ma non del signore che stava alla corte di qualche grande città europea, che stava nelle Highland. I colori dei tartan antichi sono il verde, il nero, il marrone. Già il blu non se ne parla proprio, se ne parla in secoli molto più avanti. Il rosso, idem. Il giallo poteva essere un giallo terra, quindi un marron dorato, ma non un giallo vivo, proprio perché erano colori che non esistevano. Quindi fatti su un barbaro o comunque un celta antico. Visto un celta con un pantalone con un viola meraviglioso. Bellissimi, come faranno a tenerli non si sa. Più avanti nel tempo, poi col commercio delle stoffe c'erano i ricchi che si facevano quello che volevano, ma il barbaro del 1200 di certo non potrà avere un tartan rosso, con del blu e del rosso. C'è chi lo fa perché è bello vedere, però non fa il storico. Il solito discorso, ti rompono i coglioni se fai una mostrina sbagliata su napoleonico, fai un tartan rosso nel 1200 e nessuno ti dice niente. Mancanza di conoscenze storiche. No, ragionamento due conoscenze, perché io lì il tartan come era fatto, marrone, con le luci e le ombre da fare, chiaramente su un decoro. In molti casi addirittura c'è chi non fa né luci né ombre, che è un po' estremista in un senso. Fa una velatura. Io criticare dico è sempre meglio la via di mezzo, nel senso che se tu fai la base è inutile che vada luce e ombre come se non ci fosse niente sopra, perché tanto poi te le copri quasi tutto. Quindi ci deve essere un po' di ombre, di luce, di volume. Io dico sempre la base la fai dai 2 o 3 luci al massimo, giusto per cambiare un po' i volumi. Poi vai a procedere a dare man mano le varie righe, dove se si tratta di righe un po' larghe, gli dai anche lì una luce, un'ombra, due luci al massimo, un'ombra. Se si tratta di linee fine non gliele puoi dare perché viene un paciugo di colori. Certo.
addirittura il cambio tra luce e ombra a volte ti fa perdere completamente il disegno, quindi deve essere molto morigerati. Piuttosto tenersi con i colori un pochino più chiari e andare ad aggiungere un'ombra in un secondo, quando è finito il tartan, con una velatura, un'ombreggiatura. Un tartan con un black watch gli dai un colore verde scuro o un blu scuro mescolato con un po' di nero diluito, riesci a rinforzare un'ombra su tutti i colori e gli dai un po' di volume. Lo stesso puoi fare con un'estrema luce, con una lavatura estremamente chiara su un bordo, su uno spigolo, per cercare di dare un po' di contrasto. Su scale più grandi o su disegni tartan non troppo complessi puoi anche andare a riprendere le richine, le forme, cioè se questo è un quadrato che si incrocia su una piega, puoi andare, diciamo, magari a schiarire l'angolo di questa parte qui e di questa zona qui. Magari c'è la piega che fa così, però è sempre relativo alla scala. Una cosa che non sopporto è quando vai a vedere chi ripassa tutti i quadratini e le linee da una parte, non sono in rilievo, quindi non va fatto. Certo. Se è una stoffa celtica che è fatta a pezzi di tessuto cucito fra di loro, mi può andare bene che ci sia la luce chiara qui. Ah, tu dici il discorso della cucitura, come della cucitura? Sì, ma il tartan non è cucito. Io vedo dei tartan dove c'hanno i quadratini con qui la linea proprio così di luce, qua la linea di luce, qua viene fatta, non è un rilievo, non è un piastrellato. Ma forse lo usano come surrogato per un discorso luci ombre. Sì, ma è un surrogato sbagliato. Sì, siamo d'accordo. Non c'entra niente. Può essere fatto un effetto pittorico su un quadrato, su una piega, dove magari gli accenno un pochino questo spigolo, va bene, ma non vanno riprese, non è una cosa rigida, è una cosa su uno stesso livello, a meno che non sia un tessuto a scacchi cucito e non stampato, come potevano avere i Celti. Ma attenzione, quando era un tessuto cucito erano dei quadrati di stoffa così, erano dei quadratini così. Anche tipo lì. Il Celta che hai vinto tu, sì, se guardi lui c'ha due scacchi davanti e due scacchi dietro, c'ha quattro scacchi per pantalone, così sono scacchi da 15-20 cm. Se lo vai a fare su uno che ha gli scacchetti grossi così, di certo non erano cuciti, non tessuti, almeno non ho mai visto stoffe così. Nell'immagine lì lo vedi il tartan di quello sulla destra, non ha effetti rilievo, non ha particolari luci, non ha particolari ombre, segue dove può il panneggio e ha cercato di riassumere lo meglio che poteva con delle tonalità poco contrastate, perché ci sono dei tartan come quel soldato che è un pezzo di Bilore che ha celeste e rosso, che sono tonalità molto forti, altri prendo giù. E quello con i pantaloni, E lo vedi, sì. Altri sono tonalità molto scure, molto cupe, molto vicine fra di loro, quindi non hanno dei contrasti molto forti. Infatti qui penso sia un tartan un po' più elaborato, no? Anche come livello storico, qui siamo all'800, quindi... Sì, adesso non so che tipo di tartan sia, quindi comunque lo vedi già è una cosa diversa. Se no i classici sono i Gordon, i Black Watch, quelli sono i più famosi. Ma lo sapete perché si chiama Black Watch? Come? Ancora non ho capito perché si chiama Black Watch. Una volta l'avevo letto ma non mi ricordo. Ah sì, Sentinella Nera. Sentinella Nera, guarda il mio. L'avevo letto com'era questa cosa ma non mi ricordo onestamente. Perché era scuro e molto scuro il loro tartan pure. Sì, io che ricordavo che il tartan era blu e verde e risultava scuro. Ma sì, da lontano tanto che abbiamo Parte che per esempio lo cercheremo meglio. Nella seconda guerra mondiale i tartan degli scozzesi già avevano subito delle modifiche. Sì, ma Cameron Highlander per esempio sono. Ma dopo che hanno perso a collo di. È stato proibito. I kinghi, popolazioni del genere, erano tonalità di verde. Di nero, poteva essere un nero verde, un blu verdastro, perché quelli che erano i colori, i colori che ricavavano dalla natura, colori vegetali, colori minerali, non avevano il rosso per farsi tatuaggi, era molto difficile anticamente parlando. Quello è un ritrovamento di un tatuaggio reale antico. Ma cos'è, mummificata? Sì, una mano mummificata, questo non capisco cosa sia. È un pezzo di pelle. Questo è un buco, evidentemente. E
vedi, era la mano di un, avevo letto, l'ho fatta su internet, mi pare anche di averlo scritto nel testo, una mummia ritrovata di non so quante migliaia di anni fa di uno sciamano. Vedi anche te i tatuaggi che avevano. Non è che ce l'avevano sui fiorellini, quattro linee che sembrano legate da un bambino. Anche perché dovendo avere forse un significato simbolico immediatamente leggibile, non esatto. Possono avere dei rigori. Lì è già una roba orientale, già una roba orientale di periodo più avanzato. Qual è questo? Guarda che cioè, io ho visto i tatuaggi orientali di 300-400 anni fa, cioè, come disegno, non è che li ho visti io, sono robe impressionanti in Giappone da quelle parti là. Quindi già lì sei andato avanti parecchio come periodo. Però il tatuaggio del guerriero poteva essere prima dalla testa ai piedi, un celta, di decori stile celtico. Adesso questi sono decori in stile celtico presi moderni, però l'idea di questi intrecci deve rimanere quella su un celta, non troppo grossa, non va fatta a colore pieno. Il tatuaggio che c'era all'inizio con le due fasce sulle spalle è un tatuaggio sbiadito che può essere compatibile con quello che è un tatuaggio di un tempo, non un colore vivo. Quella è una spalla tatuata con del nero, ma non è molto sacro secondo me, è troppo leggibile per quello che era un tatuaggio del 1200, del 1300, uno dei periodi antichi. Qui ho provato a mettere due o tre stili diversi per vedere proprio come sono le differenze degli stili, dei disegni che si trovano. Cioè, lo vedi come un tatuaggio, segue la pelle, è parte della pelle, è nero ma non è un nero puro, non è una sovrapposizione, sì, perché la pelle un po' assorbe il colore. Quindi un tatuaggio fatto il giorno stesso è nero, dopo un po' la pelle comincia ad assorbire, lo vedi come fa parte della superficie della pelle, non ha luci e ombre, non ha rilievi, non è una pittura come spesso si vede simulata nei tatuaggi, è semitrasparente, deve darti l'impressione di una cosa che vedi nella pelle ma che non vi è applicata sopra. Quello è il disegno facciale che c'ha, mi pare l'abbia fatto sul busto del Mori della Pegasus o qualcosa di simile. Pasquale. O lui o qualcun altro, non mi ricordo chi l'ha fatto, più o meno uguale, ha riportato quella maschera facciale lì. Quella magari potresti anche farla con una stile pittura, però se era un tatuaggio devi farlo in modo tale che sia integrato, piatto, abbia le luci e le ombre della pelle, non abbia una sua luce, una sua ombra, sennò perde completamente il significato. Questi sono gli stili orientali, quelle sono delle stampe d'epoca dove fanno vedere come erano i tatuaggi allora. Vedi che lì già cominciano a usare i colori, però sono stampe già non proprio antichissime. Già loro erano tatuaggi più grandi, con i colori, linee, dragoni, quindi è una cosa diversa. Mettere sul sollatino quello che è l'idea di questo tipo di tartan qui. Se qualcuno di voi vuole farlo con colori diversi lo può fare, se volete possiamo farlo un po' più semplificato senza fare doppie, triple, quadruple linee bianche, in modo da avere una cosa un po' più, diciamo, veloce, almeno da farla. Io direi di fare le strisce rosse e quella nera in mezzo a quella verde, basta. Senza fare le doppie strisce nere sui lati e quelle bianche. Rosse e poi al limite una bianca in mezzo a quella rossa fine per vedere come si fanno quelle linee. Allora, come dicevo prima, vedere dove comincia e dove parte. Io non ho idea se questa cosa qui sia stata l'abbia presa dalla documentazione o no. Presumo anche che in questo periodo il dove comincia la riga e dove finisce fosse un pochino meno rigido. Vale sempre il discorso cercare di fare una cosa che sia anche bella. Secondo me partire con la linea rossa sul bordo basso sarebbe poco elegante. Quindi lui ha fatto subito una riga rossa e una riga verde, cioè prende quella verde e quella rossa. Giustamente è partito con una riga intera verde, non mezza riga, perché anche a me verrebbe illogico partire con 2 mm di verde e farne poi 3 di rosso, 5 di rosso, 5 di verde, 5 di rosso. Quindi cercare di partire in maniera uniforme da un angolo. La cosa più semplice, visto che le linee saranno
alcune parallele al bordo sotto del kilt e altre saranno perpendicolari, e cominciare a tirare la prima linea, che sarà quella parallela, e poi devo passare subito una perpendicolare, in modo che ti fai l'inizio del disegno, fai le due linee, si incrociano. Chi vuole può farlo direttamente a pennello, oppure con la matita ci si può aiutare. Queste non più che linee, sono delle fasce che hanno una larghezza ben definita. Se fosse stata una linea, io prendevo il pennello e potevo fare la mia linea che seguiva il bordo della veste, del soldatino, in questo caso del kilt. Fosse stato un romano, un greco, una qualunque altra cosa, facevo una, due, tre, quattro linee, lineette sottili. In questo caso devo fare una fascia. Posso decidere se partire con una verticale o una orizzontale, tanto da qualche parte devo partire. La cosa che dicevo io era più semplice per avere l'idea per evitare di capitare in un angolo, in un punto dove ci deve essere per forza un parallelismo con una linea storta, parti da lì e piano piano svolgi il disegno. Metti che io parto con una perpendicolare qui, sulla gamba sinistra, e vado avanti col disegno, rischio di arrivare qua dove c'è il bordo con la linea inclinata, e quello sarebbe un problema. Quindi mi conviene partire da qui, disegnare quello che sarà la mia prima linea verticale e sotto cominciare a fare la mia prima linea orizzontale. Ora, siccome si lavora a spessore, non più a linea singola, io dico sempre, determiniamo anche su carta più o meno qual è il passo, le dimensioni, e mi vado a riportare la linea mediana di ogni banda rossa che faccio. Quindi adesso, ragionando su una linetta che sarà quanto, 4 mm, 5 mm, io ho detto parto con la prima che è verde, e quindi avrò qui la linea verde, questa sarà la linea rossa, quindi io avrò questa distanza qui che sarà la linea di mezzo della mia fascia rossa. Se lo faccio a pennello tirerò una linea a pennello, altrimenti a matita mi vado a fare, tenendomi il più possibile parallelo, un riferimento della prima linea verticale. Mi posso andare a aiutare direttamente con la matita a dargli il suo spessore. Magari sto leggermente sottodimensionato, in modo che poi col colore sbordo un pochino e sono sicuro che non si vede la linea. Ma non ti esce poi la mina nel tempo? Ti è mai capitato? Perché non è mai successo. No, onestamente non è mai successo. No. Invece io ho notato che la mina ha difficoltà di essere coperta con il colore. Dipende quanto è grossa la mina. Che la grafica è sotto. Non usare una 5B. Sputa. No, la 4H, però. Né la 4H né la 4B, uso un HB. Non è detto che devi fare un segno continuo, puoi anche fare dei trattini. Ma non ti spunta mai sotto, anche con i colori. Onestamente no. Ma se non è spuntato a te, che dovrebbe spuntare. Ma E sto parlando e ridendo, l'ho fatta storta. Vabbè, uno. Non perché giro la storta. Comunque, insomma, deve essere per parallela, punto. Stessa cosa la vado a fare sulla prima linea in orizzontale. Quindi io mi calcolo sempre questa distanza qua, me la riporto nell'altro senso e mi traccio la mia linea. Che deve essere sempre parallela al perpendicolare, bordo. Perpendicolare, sì, al bordo, che qua è un po' inclinato, quindi ho già fatto una cazzata. Vabbè. E deve seguire parallelamente questo qua, che è il bordo sotto del petto. Ma non deve seguire pure le pieghe? Beh, in questo caso le pieghe sono fatte così. Le pieghe in questo caso... Ma infatti in modo, hai visto la foto, cioè praticamente quando ci sono le pieghe, la linea va comunque dritta. La linea qui non fa altro che andare dentro e fuori, dentro e fuori. Se ci fosse un panneggio che sale, allora no, c'è uno spacco. Se ci fosse il panneggio che fa, non so, una cosa di questo tipo qui, sul bordo della veste, che si alza, allora io avrei la linea che qua parte, va dentro, qua della stessa altezza si alza e poi si alza così. Ma siccome qui la veste continua così, ho i panneggi che vanno in fuori, la linea continua dritta. Io devo guardare che
questa distanza qui sia la stessa qui, sia la stessa qui, sia la stessa qui, sia la stessa qui. E la linea piano piano qua sale. Dietro continuerà con lo stesso concetto, la stessa distanza. E anche qui mi posso andare già direttamente a dire, beh, tracciare, diciamo, sempre perché magari con la mina riesco ad avere una precisione un po' più, magari una mano un po' più ferma rispetto a quello che è il pennello, mi vado a tracciare il quella che è la larghezza. Ora qui le due linee sono venute non perpendicolari fra di loro. Tenendo lo spessore della matita più piccolo, dopo adesso col colore uscendo un pochino ad aggiustarmi. Può anche essere una cosa che io lo faccio solo in alcuni punti per darmi un riferimento. Non è necessario che faccia una linea continua dappertutto. Io qui ho fatto le prime due. Io in genere vado a tratti, faccio una. E farsi una traccia con la matita o direttamente col pennello, io avrei fatto la stessa cosa se lavoravo col pennello. Adesso subentra il discorso del colore. Lascia perdere il colore che sto usando in questo momento, era solo per far vedere la differenza tra farlo con la matita e col pennello. Anche qui cosa facevo? Mi tiravo. Una linea di riferimento. Gli do lo spessore per avere il riferimento come fascia, infatti qui adesso la cerco magari di farlo un po' più dritta. Tenere un po' di colore di base mi torna utile anche magari per ritoccare, che ne so, mi è uscita un po' di matita sotto, gli do col verde, lo ritocco. Qui il discorso del pennello e delle linee. Il pennello verticale per fare la linea fine, un po' più inclinato con la punta sull'esterno per fare una linea che abbia il bordo magari ben definito, tenere la parte un po' più grossolana all'interno. Per fare una fascia dovrò sempre farlo i due punti, i due bordi e il centro. Cioè che metto il pennello, lo schiaccio e la faccio larghezza e vado avanti è impossibile. Deliminare i due bordi e poi fare il riempimento. Adesso qui è rossa, dovuta essere di un colore diverso. Adesso faccio le prime due, poi magari vedo anche il discorso del colore. Lo stesso vale per quello orizzontale. Mi prendo il punto intermedio. Il discorso è che qui l'ho rifatto e storto anche stavolta. Guarda. In realtà questa riga doveva essere perfettamente perpendicolare, no? Sì, sennò proprio partendo dal punto per non sbagliare, è proprio. Ma stavo guardando là, cioè, mi sto guardando che fa, è come una campana, sì, però non le linee in realtà sono, gli angoli sono così, tu sì. Devi farlo sfruttando pieghe, panneggi, altri punti dove in realtà le riesci a fare. Cioè non è possibile sentirti perfettamente. Non posso, perché non è qua. In qualche modo prego verso la cintura, poi danno se gli angoli a 90 gradi. Ma devo vedere la manips. Ma devi essere più semplice. Dobbiamo imparare, però non è giusto. Quindi tenere il colore di base è utile proprio per questo. Anche per quello dicevo è inutile andare a fare grandi luci ombre, perché poi la prima volta che devi correggere ti mangi fuori completamente quello che hai fatto.
Ok, abbiamo reso un po' più verticale. E qua riprendo. Discorso linee decore, il colore, diluizione del colore, punta del pennello sono importantissimi perché bisogna cercare di lavorare il più preciso possibile. Ogni errore va ritoccato, ritocco su ritocco, alla fine rischi di rendere tutto un pochino pesante. Io qui sto seguendo la traccia che mi ero fatto a matita, bene o male. In realtà adesso ho fatto con gli spazi, ho aumentato le dimensioni, mi sono tirato un po' troppo su con la linea rossa, ce ne starebbe un'altra qua, a meno che non intendo fare una banda verde molto più grande della linea rossa, che potrebbe anche essere, quindi tengo questo centimetro di verde, mezzo di rosso, uno di verde e un altro mezzo di rosso. Non è detto che abbiano tutti i scatti uguali, quindi è come, proprio come posizione. Diego, tu dentro le pieghe queste profonde vai fino a quando vedi, come dicevo poco fa? Sì, fino a quando ci arriva la punta del pennello. Tu vai da questa parte e ci arrivi da su, da questa parte ci arrivi da su, quando non arrivi da questa parte c'è una pannella da pennello. Non lo so, c'è lo stesso colore scuro. Sì. Io devo dire che ho un pannello da pennello. Io lo faccio con i Allora, poi la mia linea qua continuerebbe dietro, lo stesso discorso. Adesso devo azzeccare la seconda linea per fare il passo giusto. La cosa migliore è prendere la matita, il calibro, secondo il calibro adesso va bene su una cosa stesa. Qui mi devo cercare di ottenere un quadrato. Quindi, diciamo, arrivo a questo punto. La stessa distanza ce l'ho sotto. Tenendomi un po' abbondante, in caso posso andare a rimpicciolire. E tiro la seconda linea. Adesso faccio il bordo dall'altra parte. Diciamo il rizoma, il rizoma, come si chiama? Bella mescola, insomma.
Questo è il tanto. Continuo sopra. Qui ho attacco. Dove è così? Vai sei in visione. Passa la cintura. Mi piaceva che nel film apocalittico questi. Tenendo queste distanze me la devo riprendere su questo pezzetto. Quindi qui poi in realtà c'è la stoppa che gira, quindi un pochino si va a mascherare le dimensioni, però riprendendola con l'inclinazione parallela qua. Questo è un esempio di come si diceva, a volte può essere più o meno bella anche all'occhio. Qui il realismo vuole questo, perché se questo è il bordo della stoffa, è ovvio che la linea rossa segue l'andamento della stoffa. Qua si è scelto invece di mandarla avanti dritta. Però questa linea arriva qua a 30 gradi sull'angolo, non è giusto. No? Però pittoricamente magari è più gradevole quello all'occhio. E qui sono due cose diverse, si preferisce il realismo, si preferisce che sia più gradevole all'occhio. Boh. Io sinceramente non ho una risposta unica. Io quando ho davanti un pezzo questa cosa qui la noto, cerco di vederla e secondo me è un lato positivo l'aver seguito, chiaramente se la cosa è stata fatta correttamente, l'andamento dei panneggi. Però è il mio modo di pensare, non è che... E lo stesso sarà questa qua, che dovrà servire parallela a questa. Se qui ci fosse una piega che segue tutta, che... abbastanza profonda, che segue l'andamento, le due linee si avvicinano chiaramente, quindi bisogna fare anche volendo questo ragionamento. Se ci sono due pieghe in mezzo le linee fanno così, se da una parte piegate dall'altra estese è ovvio che le linee, come si diceva prima, si stringono in un senso. Diego, scusa, tu hai dato soltanto luci qua in questo pezzo, non hai dato un... Sì, ho dato un po' di luci sui volumi. Partendo da proprio come parti tu da un colore molto scuro. Sì. E lo stesso sarà questa, che mi seguirà il più possibile parallela. Un altro motivo per cui uno può scegliere questo modo di dipingere questo è perché su una box art figura meglio il tartan dritto, non deve andare a concorso, quindi non deve avere questo tipo di ragionamento, deve risultare bene in foto, deve essere leggibilissimo subito. Deve essere leggibilissimo, quindi ho fatto una box art, giustamente è andato avanti così. Probabilmente se questo pezzo lo faceva per un concorso anche lui avrebbe fatto questa valutazione, se seguire correttamente i panneggi che erano presenti sul pezzo. Ora passo alla seconda per rimontare. I quadrati sono più grandi. Li ho fatti più grandi, sono venuti così. Non stiamo a, diciamo, di rimontare la seconda. Vorrei andare con la seconda e terza luce, parte più ampia. No, lo dico per in generale, perché ancora io ho timore sulle luci. Non ci ho messo un po' di marrone rossiccio, però ancora non è. Vedendo questo qua, lunedì è sverniciato. Ma un po' basettato per questo, non lo so, è un esperimento. Vero? Niente, è il qui il discorso di quando dicevo il pennello deve stare verticale, in questi casi qui è ancora più importante proprio perché ho questi panneggi così evidenti, quindi
Se lo tengo sdraiato rispetto alla superficie non riuscirò mai a ottenere una linea pulita, una linea precisa, quindi devo proprio seguire io l'andamento della, del panneggio. Adesso qua ci sarà la seconda, no la terza, che questa girandosi anche lei si stringerà e giustamente qui è esteso, qui ci sono le pieghe, quindi questa si avvicina. Tende a convergere la spinta, no? Esatto. E poi sono belli quelli che gli stiamo di fronte, questi qua sono bellissimi. E c'è il Pegaso, sono tanti di quelli, non so, il Prometeo, il problema. C'è dalla somiglianza, sembra preso da qua. Ha fatto un po' sbagliato in questi effetti, è molto bello questo pezzo perché c'è questa è dell'Osprey, l'Osprey. Questa tiara che ha in testa è difficilissima di... che poi sono stessi reggimenti andarono in America, ma si chiamano fagioline, cosa prendono? No, è un rametto, è una erba che è caratteristica di questa battaglia. Ma è un dove fare sul foglio di cibo. Certo, se non lo capisco. Sì. Intorno alla famiglia. La ricerca sulla gamba ce l'ho, ma ce l'ho piccolo. Ma cosa si fa? In questo momento hai lasciato gli incroci in colore neutro, assolutamente esatto, lui. Sì, lui, praticamente adesso potevo guardare a quel punto lì. In realtà io qui ho fatto, sì, ho fatto le bande rosse. Le bande qui dovevano essere non proprio rosse, ho sbagliato io l'ordine di spiegazione in realtà, è un problema mio. Io qui invece del rosso ho voluto usare una mescola tra rosso e verde. Tu già che il pezzo lo lavori così, cioè sbattendo la destra a banca? No, no, io ce l'ho fisso su una basetta di legno. Sacro, no. È sacro il pezzo, non si tocca, non si tocca con nessuno. Ah, quindi ne andavano fatti di un colore verde... Adesso cerco di correggere e continuo il discorso degli allineamenti. Sì, 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 sì. Devo riportarla qua, una praticamente qui mi viene sotto la cintura e non la vedo. Ora vediamo, questa distanza arriverebbe qui, questo. Diciamo, vabbè, facciamola un po', una cosa sottile, sottile. La intravedi appena che esci da lì dietro, quindi passeresti a quella sotto, che a quella dopo, 1, 2, che a occhio croce sta qua, chiaramente è messa così. Ora, c'è questo bordo qui che se fosse steso probabilmente sarebbe così. Certo. Quindi uno poteva dire questa la faccio un po' meno inclinata, cerco di mascherare le due cose. Ci sono tante piccoli trucchetti, tante piccole versioni o varianti. Se uno voleva fare quest'angolo qui meno forte, qui hai un risvolto di 2 mm, penso se fosse steso arriverebbe qui, quindi il bordo in realtà era un po' più verticale, non di molto, ma era un po' più verticale. Facciamo un intremezzo, facciamola qui. Questo è un bordo chiaramente, di conseguenza qui ci deve essere una linea che da qualche parte capita perpendicolare. Devi sempre partire da quel ragionamento, questo è un pezzo di stoffa rettangolare, non è che c'è dei triangoli, dei tagli obliqui. Quindi dove c'è un bordo, se ci arriva una linea rossa, deve capitarci perpendicolare. Visto che è impossibile adesso seguire un pezzo che è questo e un altro blocco che è quello sotto il rotolato, su quello rotolato se non si riesce a ricostruire dove comincia e dove finisce decido io, decido qui.
posso anche dire, decido a questo punto dove mi rigiro. E qua avrò quell'altra che si incrocia. Qui va a nascondersi con questi panneggi tutti così complicati, quindi avrò questa linea qui, poi magari ne avrò un'altra che buca qui. Più o meno come dimensioni ci siamo sul... Avrò un'altra fascia rossa sempre qua nella parte tutta piena di pieghe. Una è qui, continua il bordo, l'altra l'avrò praticamente qui, che è coperta dalla spada, e un'altra sarà messa praticamente, metti qua. Qua, essendo tutto così mosso, posso decidere fare un'unica riga dritta oppure fare la linea spezzata sui vari panneggi, che è questo è messo così, qua è messa più giù e qua è messa più sopra. Decisione mia questa, potevo farla dritta. Ah, hai spostato su sì, lungo il panneggio. Qua continua lo stesso discorso, qua è un bordo, quello che c'è un bordo, ma sì, no, forse. Qui per arrivare a fare il panneggio qui si deve ricostruire cosa arriverà da qui. E qui è sempre no, sopra, quindi arriva qua e gira così. Ah, quindi segue il verso del panno. Molto probabilmente sì, bene o male segue il verso del panno. Posso farla che la segue magari in maniera un po' meno simmetrica, quindi posso fare una linea che va su, inclinata, ma non proprio che lo segua completamente. Arrivo qui sotto e qua dopo viene giù verticale. Chiaramente qua io ci sono arrivato a forza di fare spazio qui, spazio qui, spazio qui, tac tac tac, e arrivo a determinare questa posizione qui. E questa arriva qui e gira da sopra, poi qui c'è un panneggio, quindi si piega e lì mi perdo, non posso più seguirla, però posso anche dire vabbè, qui un pochino la giro oppure me ne frego, la faccio andare su diretta. Però devo sapere che se faccio questo che va su diretta, quella orizzontale dovrà essere, scusa, l'altra dovrà essere orizzontale. Sì. Se la inclino un po', questa viene messa così, secondo me sta venendo sull'attacco della stoffa. Sì. Anche questa qui, io l'ho fatta attaccare qui, però volendo posso dire qui la piega com'è, la stoffa tirata in su, un po' prende questo andamento qui, che va in su inclinata. Quindi, è più complesso lavorare così in tarma, però chiaramente tieni conto di com'è fatto il tessuto. Vedi, qui esteticamente, vedi sto giro, dici cos'è, però è il verso, poi però è il verso che dovrebbe avere la stoffa in quel punto. Qui ce n'è un'altra che è uguale davanti e dietro. Arriva qui, cosa farà? Farà questo giro qua dietro. Questa qua magari la faccio passare qua c'è qui, poi me lo... Ma qui è impossibile andare a ricostruire, qui me lo vado a giostrare un po' io anche a livello di effetto visivo. No? Questa qua sotto la lascio prendere, non vado neanche più a prendere, probabilmente girerà così e finirà dall'altra parte. Quindi, il problema in genere ce l'hai con i gialli, che difficilmente ti danno l'effetto o il rosso e il rosa, se è un rosso scuro con i bianchi, fai prima farti un rosa a parte che cercare di fare te le due mescole. Questo dovrebbe essere, diciamo, il colore di queste linee. Il colore di queste linee, che se guardi è il color ruggine.
molto cupo, perché metà rosso sono fili verdi e fili rossi alternati. Che già l'aspetto cambia totalmente, non tanto con l'abbinamento del colore. E poi l'effetto ottico è quello di dare dopo l'incrocio delle due linee poi diventa rosso. Come, come? L'effetto ottico finale è quando l'incrocio delle due linee diventa rosso. Sì. No, esatto, l'illusione. Cioè, è proprio una questione di illusione ottica. No. Sì, c'è. Sì. No, vabbè, è proprio il pavimento che si muove. Tieni il ballo. I vari punti si sono sporcati. Cioè ottenere il colore base non serve, non, diciamo, non serve tanto per dipingere quanto in questo caso per andare a ritoccare. Anche anche il discorso fare tanti panneggi e tante luci non serviva, perché correggi una volta, correggi due volte, alla fine proprio non riesci più. Ma poi non si esce con nessuno, niente, a fermare le cose. Qui si avanza fuori un po' il colore della mina. Va toccato. Se ci sono punti dove la linea è grossa, va ripresa e assottigliata. Sì, dalla cosa. Io adesso a questo punto potrei dire do un po' di luce a queste bande qui, che sono le bande intermedie, quindi tenendo la mia mescola che avevo fatto, che era questo colore lucido qua più o meno, posso dargli un tono di luce che può essere sia schiarendolo che magari saturandolo un pochino per dare l'effetto che non si sbiarisca troppo. Cioè, ora che avremo il materiale finalmente possiamo lavorare. In questo caso gli aggiungo un po' di ocra, che è un colore che era presente anche nella base del verde, e un pochino di questo rossiccio per dargli comunque un po' più di forza. E vado a riprendere, come ho fatto con la base, quelle che sono le luci. Io qui devo fare un ragionamento di luci e ombre di ogni singola tonalità. Quindi quello che è verde ha le sue luci e le sue ombre, quello che è il rosso ruggine ha le luci e le ombre del rosso ruggine, quello che sarà il rosso vero e proprio ha le ombre e le luci del rosso vero e proprio. Quindi io devo lavorare a livelli successivi ogni volta, base, colore, luce e ombra. Un divertimento. Fare comunque i tessuti scozzesi è tra le cose più complicate che ci sono. Le cose difficili ci piacciono. Prima lo scozzese che fare. Meglio fare. Meglio fare l'araldica. Sì, beh, io fare un'araldica complicata non è che sia tanto meno difficile. O tanto più facile. Damascata. La prima della scala. No, ma si può.
Il velo damascato non l'ha mai fatto nessuno. Che è praticamente impossibile. Il velo damascato tono su tono. Devi fare lo stesso colore praticamente con il chiaro. Dove chiaro scuro, dove scuro chiaro. È praticamente impossibile. Ragazzi, io proprio vorrei di andare a mangiare. Sì, sto dicendo pure che mi portino la lampadina di ricambio. Io qui ho dato delle luci di massima su queste parti. Ora rapidamente lo step dei quadrati è quello di prendere un rosso, che come sempre non stiamo parlando di... Un quadratino che adesso subentra anche lì. Vado a caricare la mia mescola di rosso, la saturo, perché i fili rossi si usano sempre di più. E mi devo mettere lì con tanta pazienza. E lì è proprio per scontornare un quadrato, che col pennello è sempre terribile. Cioè. Bisogna avere un più a ferro. Con l'attacco grosso o piccolo? Grosso. Se volevi il quadrato poteva essere anche più scuro rispetto alle bande. No, no, è più saturo. Questo è ruggine, questo è un marrone. Questo diventa rosso proprio. Perché è sempre più chiaro. No, è un colore di verde, non è questione di chiaro scuro, è un colore diverso. Verde, mix tra rosso e verde, e rosso. Quindi c'hai la base del verde, la base del marrone e la base del rosso. A sua volta il rosso avrà le sue luci e le sue ombre, ma è proprio questione, non è solo questione di luci e chiaro scuro, è proprio un colore diverso. Ma per lui dice questo qui probabilmente. Qua c'è una cosa buona che spezza anche. Infatti sarebbe interessante che si spezzi. Io la pensare anche la sua. Questa è contro la mezzeria. Questa è quella orizzontale, la mezzeria, perché sì, una cosa bella, ora ti torni io tu cosa dai questo, ma se comunque la orizzontale quadrati più grandi, sì, c'è una cosa effettività, sarebbe questo, questo fosse un quadrato con la fine. Guarda come comincia a spiccare il tutto, piano piano comincia a spiccare tutto. E non è un tartan complesso. Infatti questo è il primo passaggio, due incroci. Quando sono 6-7 incroci, ogni incrocio si va riducendo. Ci aveva la doppia linea. E la coppia di doppie linee, mi ricordo. No? Cioè, la coppia di linea esterna e la singola interna. 54 mm. Alternati quelli gialli e quelli rossi. Comunque da lunedì buttiamo i pantaloni tutti in kit. Ma è piatto fino a un certo punto, nel senso che è un basso rilievo. Cioè. Sì. Non è proprio piatto, no. Come fosse una tela. Bello in tante cose, la faccia si è persa. La faccia si è persa. Ci vorrebbe la fotografia per poterlo fare. Che con la fotografia che ci vuole per fare un viso? È ad olio, tutto olio questo è. Acrilico e olio. In base acrilica e tutto. Andiamo per... Fabio, scusami. Io maneggio cose preziose, ecco. E invece quel pezzo di medioevale? È un peccato rispetto a tutti questi. È una bella ragione. Sì, ma cromaticamente ci può anche stare. Cioè, in modo lungo, guarda. Ma in modo che sia bello, cioè, è graziosissimo. Ma che bello. Ma non è un cacolato. Il mio tessuto fa così, cioè io ho il davanti, sotto, dietro un riporto che entra sotto, qua c'è la cintura, no? Tira qua e qui sotto fa così. Se la mia linea su questo elemento parte a 3 mm da qui, è così, la mia riga dovrà essere 3 mm da qua, quindi sarà la salsa. Perché io devo sempre ragionare su questo bordo che corre parallelo, fa tutti i suoi, su, giù, giù, giù. Arriva qua e si chiude dentro qui. In questo caso, l'unione tra questa e questa ha un millimetro di differenza. In alto. Potrebbe essere, sì, verso l'alto. Se lo guardi, è leggermente
lo vedi che è di sì, poco, esatto, leggermente più alto, quindi lo puoi fare proprio che sino a mezzo, fai anche un millimetro e mezzo, sì, che sino un pelo di più, purché chiaramente questa fascia qui non sia visibilmente che si vada ad aprire. Certo. Diego, quella trama del tessuto tu l'hai fatta a pennello quasi asciutto? No, con la punta a pennello umido, cioè umido, bagnato. E ci arriviamo. E niente, tu arrivi qui e fai la riga che gira tutto attorno. Adesso fermati pure qui, va benissimo. Si gira attorno, la prima, e avrai un anello, poi fai il secondo anello. Lo fai l'anello di... Io adesso ho letto la situazione di questa anello, cioè nel senso il discorso che ti facevo prima, cioè ho ripreso tutto il verde, ho riportato su, giusto? Okay. Qui ovviamente riprendo e vado giù. Qui ad esempio potresti riprendere più, perché vedi, qui e qui... Sì, lì va un po' corretto. Va... Dopo le strade, così. Lo riprendi fino lì, qua nella stessa maniera, qui si sarà addosso, adesso insomma le misure te le devi verificare, così. Poi dopo chiaramente questo scenderà qui, la torre rotta. Qua in mezzo ce n'è un altro. Tu la tiri giù, sì, e continui qua, continui adesso magari fermati davanti, qua sarà la stessa cosa, avrai questa linea qui, che comincia così, la seconda di conseguenza, poi tu ti fai le verticali, tac, tac, prendi questa, lo spazio, perché io dico farla sempre fino in fondo, perché qui ti aiuta sul bordo a individuare più o meno di spazio, ok, qui il rosso arriva qui, lo spazio è questo, arriva ad avere una linea rossa che sarebbe qua dentro la piega. Sì, posso anche non farla. Faccio finta che la piega sia un po' più profonda. Sì, che sia un po' più profonda del reale e neanche sto a dipingerla. Quindi la rossa riparte col verde, dove avrò un'altra rossa, ce l'avrò magari qui. La rossa sale qui, va su e muore qui, benissimo. La seconda magari sarà qua. Evito di farmi una proprio dentro il solco lì che mi è solo scomoda, e ne avrò un'altra che mi è magari qui così, e da qui va su e mi finisce qua. Questa è, scende ad angolo retto qui, magari posso farla che sale leggermente e si va a curvare lì dentro, in modo che due impressioni di più si leggeranno di terra. Questo sbuffo qui di vernice, sì, io ho questo bordo qui che è questo. Se vogliamo, se la vogliamo dire tutta a livello di realismo, probabilmente questo attacco qui doveva essere qui dietro, dove il tessuto arriva su cui la cintura tirata, e da dopo la cintura si piega. Qui lui l'ha fatto già piegato, come se da qui partisse inclinato. Questa è la parte esterna, diciamo, più in avanti. Però ma è una cavolata. Poi qui c'è il braccio, che non si vede. Questo elemento qui sopra, che io vedo, io onestamente non ti so neanche dire questo sarà di fuori o di dentro di questa pancetta. Sembrerebbe di fuori. Verrebbe da dire che quello è il di fuori e il bordo della stoffa qui è questo qui che segue. Che ti dia l'interno è questo. Sì. Quindi mi verrebbe da dire che questo qui che io ti sto segnando adesso, questo è lo quello della stoffa, cioè è il bordo questo, che continua. Qui, qua dentro e così. O che magari si è rigirato su se stesso, quindi non è più il bordo ma è un po' dentro. Quindi tu qui, per non sbagliare e scrivere, tu ti fai una bella fascia rossa qua così. L'altra cosa è con sé, mi sto pensando. O magari la fai così e qui la fai un po' sfalsata in modo che ti dia l'effetto, del panneggio che è proprio complicato. E poi ne fai un'altra che sempre che si incrocia su questa qui, magari così. Lavoro più trasversale, diciamo. Sì, l'incrocio deve essere sempre verificato. Poi tu tiri la stoffa e la muovi, l'importante è che non si incrocino così, che non vengono una losanga. La losanga dovrebbe solo, se tu prendi il tessuto e gli angoli e lo tiri così, allora lui il tessuto è un po' elastico, e quindi cioè elastico, è morbido e quindi si deforma. Però tu quindi fai sempre una croce, quindi ne avrai una qui, spazio, un'altra qui, spazio, un'altra qui. Questo taglio qui io lo leggo come questo risvolto di stoffa qui. Certo. E questo continuerei da qui, qui c'è un bordo, il bordo continua qui, quindi tu hai una cosa così, qui avrai un'altra perpendicolare a questo bordo,
avrai una invece inclinata che seguirà un po' l'andamento, magari farà così, sparirà qui questa piega qui, riapparirà qui. Ti devi andare a te a creare i punti e poi si vanno a nascondere sotto lo scudo, basta. Okay. Comunque diciamo per adesso posso continuare questo schema? Sì. Riprendi un attimo il posto che stai continuando a fare. Io no, mi sto andando storto, no? Ma non lo faccio, se devo fare in parallelo. No, neanche tanto, tu qui devi riprendere soltanto l'andare un po' qui. Tu l'hai fatta dritta questa, cioè vuol dire questa è giusta, questa è parallela a questa. Infatti, in realtà sono entrambe un pelo girate di così, anch'io all'inizio l'ho fatta, perché sai qual è la cosa che ti frega molto? È che questa linea qui non è dritta, questa è inclinata, io anch'io all'inizio, se ti ricordi, l'ho fatta. Sì. Vedi che la mia qui va su un po' scampanata? Sì. Sì. Questa distanza qui non è questa. Sì. Perché ti posso dire che qui la stoffa è stesa. Qui la stoffa si è piegata, perché in realtà se tu lo guardi in piedi, questa linea qui non è verticale ma è inclinata e quello un po' ti frega. Tu adesso cosa puoi fare? Puoi cercare un pochino di correggere questa, mangiando via con un po' di verde qui e aggiungendo un po' di rosso qua, sì, assottigliandola un pelo qui e facendo lo stesso in questa. E questa qua un attimino la muovi di poco, in modo che il cambiamento non sia troppo evidente, lo puoi fare nel giro di due o tre linee, un pochino ti sei raddrizzato. Pennello di punta, linetta chiara, molto definite. Il pennello scarica il colore. Sono venuto giù, lo stesso ho fatto linetta, lo stesso per schiarire la banda qui, una linetta che parte da qui e muore andando giù. Sì. E a te è tenuto bello opaco, a me è sempre questo cazzo di lucentezza. In modo che dai la luce ai quadrati e anche alle altre linee, senza però saturare troppo le linee, vedi che rimangono sempre questo color ruggine. Qui l'ho fatto troppo al centro, praticamente. Tu hai schiarito al centro, tu con la mescola, se invece di fare la parte centrale facevi la parte più esterna, è sempre importante che il bordo sia ben definito, se no uno nell'occhio si perde, non riesce più a leggere le forme. E lo stesso un po' per queste qui con una tonalità meno rosa, quindi tu hai il tuo verde cupo, gli metti un po' di, lo schiarisci e ottieni una tonalità leggermente più aranciata o più leggermente sull'ocra e vai a rinforzare magari un pochino la parte che è qui. Adesso questa è venuta troppo secca però. Magari fai il bordo, schiarisci la parte lì. Io ho provato a farlo per non fare le linee nette, ho provato a fare l'effetto texture per quello, perché con una serie di lineette tu dai una schiarita a una zona, più una trasparenza. No, assolutamente. Lo stesso si parla nell'orizzontale. Non è una sverniciare. Dove tu devi lavorare la luce e l'ombra fino sul bordo. Questo è il famoso discorso della definizione del pezzo, cioè deve avere i bordi, gli angoli, gli spigoli, le forme che si devono leggere bene, non devono essere sfumate. Stando attento però a non fare l'effetto 11 di aspetto. Sì. Adesso qui mi sono navigato un po' così, però vedi l'effetto già la linea più, la leggi di più. Sì. Puoi fare la stessa cosa col verde.
rinforzando leggermente con una velatura, con una sfumatura la parte lì, senza fare la riga, ma però facendo una sfumatura che si fa a morire qui. Tony, è tutto acrilico, mi sono molto. Perfetto, grazie. Il passaggio successivo sarà fare le righe, e quelle righe nere. Che vanno in mezzo per il... Adesso in questo, guarda, lo faccio vedere su un quadrato, tanto lo spiego anche agli altri. Le righe nere, in realtà bisognerebbe lavorare con dei grigi. Con dei? Grigi, nel nero tagliato col rosso, nero tagliato col verde, però un po' per pratica, un po' per arrivare prima al risultato, te lo faccio vedere con del nero puro. No, anzi, non te lo faccio vedere con del nero puro perché sennò dopo non riesco a farti vedere l'incrocio delle linee. Prendo, guarda, questo è un cachi. No, boh, un colore di oliva. No. Qui ragioniamo su una linea, non più una fascia. Quindi è importante che io riesca a tirare le mie linee al centro di tutto quanto. In questo caso mi può essere utile con la matita farmi tipo un puntino qui, puntino qui, puntino qui, e mi creo proprio una griglia da seguire. È il bordino alla linea rossa questa? No, sto vedendo la linea nera sul... Faccio un tartan diverso dalla scatola, perché tanto oramai è a livello, dico, per capire come funziona la tecnica. Lo stesso è qua, metà. Se vanno su che non sono perfettamente paralleli, io comunque dovrò tenere la metà. Qui si risvolta, quindi magari la faccio un po' più spostata da un lato. Qui è un grigio scuro, non è un nero, per il semplice fatto che dopo il nero lo vado a usare nelle intersezioni. Hai mischiato nero e verde? Sì, in realtà dovresti, teoricamente ti dico che dovresti prendere il verde di base, mescolarlo al nero, prendere il rosso, mescolarlo al nero. Per fare una fascia che abbia qualche millimetro, sì. Per fare una riga, onestamente, non ne vale la pena, perché la differenza sarebbe veramente minima. E qua lo stesso... Ma tu l'hai visto cosa che hai fatto nel viso del Napoleone? Ho visto gli occhi. No, l'hai detto poi, dopodiché... Gli occhi avevo visto. No, guardate il viso. Ha ripreso tutto. Dove era l'altro? L'altro finito. Quando si tirano le linee, l'importante, lo dico sempre, io mentre tiravo la linea avevo due dita appoggiate, in questo caso la faccia che non è dipinta, ma al tavolo sotto, perché sennò non riuscirò mai a fare una linea così. Io devo muovere solo queste due dita, io sono appoggiato sia col soldatino che con questa mano, che è appoggiata anche di polso, cioè non ce la farai mai a farle, nessuno ce la fa. Lo faccio di vincere tutto. Te lo lascio, ce l'ho. Chiedi, hai fatto le righe scure. Ora, col nero puro, vai a riprendere un puntino. Perché in questo caso è una linea talmente fine che fare un quadratino è impossibile. E semplicemente fai un puntino lì e qua, dove sarebbe un po' più scura, la riprendi. Spiega che te lo sistemi. Adesso la rifacciamo poi. Tu nella faccia invece che gli faresti? Ma la trama finisce qui come fantasia o bisogna fare qualcos'altro?
questa è inventata. Se dovessi fare una linea gialla, che è l'altro problema, cos'è? Le linee scure e le linee chiare, puoi prendere tipo un ocra o un giallo mescolato con un po' di verde che diventa un verdastro, ma a questo punto prendi un giallo. Un giallo proprio. Anche qui fai un colore tagliato, smorto, che ci puoi mettere tranquillamente anche un po' di nero. Tanto diventa verdastro comunque. Il miracolo dei colori acrilici questi, eh. È verde diventato. Cos'è, scusami, gli acrilici che hanno la proprietà di diventare verdi? Sì, che mescoli il colore o tieni cose che non dovrebbero esistere, ma vabbè. In mezzo a quella rossa. I genufletti, lo lasci così, mi ha toccato, mi ha toccato. Sono stato toccato. Ho visto la luce. Tony sta esagerando. Al solito. Stai dopo esagerando. Dopo pigli un giallo. Quanti quadratini hai fatto su sto carta? Quelli che ci vogliono. Questo qua, secondo me, alla fine sta diventando il più equilibrato come. E lo stesso puntino che tu facevi con nero io lo fai con giusto? Giallo più vivo. Esatto. L'importanza è tirare le righe, tutti i discorsi. No, punta, mano, no, essere fisico. Questo qui è la punta. E anche la diluizione del colore, sbaglia la diluizione del colore, non vedi niente, o fai troppo densa. Quando dicono i famosi trucchi, le magie, non es- cioè queste sono, non è come mescoli, come mescoli i colori, come ti inventi, no, non esiste quello, è semplicemente avere provato, fatto varie prove fino a quando hai trovato semplicemente la combinazione tecnica. E lo stesso lo fa con un bianco, tu lo fai linee grigie e dove si incrocia un tic, un puntino bianco. Vai. Ma qui sento la tecnica. Da dove si cominciava un tartan? Ce ne sono certi che adesso avrebbero alternato la doppia linea qui e la doppia linea qua e di così. Va fatto un passo, sennò diventi scemo, dopo un po' non capisci niente. Devi procedere per metodo. Devi finirti un passaggio in tutto il figurino e poi rimani sulle scale, che ti do il CD, purtroppo avevo finito le bustine, me ne sono accorto all'ultima. C'è proprio il quadratino che parte, base verde, le righe, quadratino, le righe così, i quadratini colà. Tu devi proseguire passaggio per passaggio e costruire sempre il livello superiore, Le ultime sono le lineette. Se ci sono lineette in più riprese, non le puoi fare tutte perché ti perdi. Allora cosa fai? Dici, ok, questa è a metà della fascia colorata, è quella. Poi dopo hai le due righe all'interno del quadrato verde, allora cominci a fare tutte le due righe all'interno del quadrato verde. Poi hai la linea a metà e fai quella, perché se cominci a fare tutte le linee nere, arriva un certo punto che ti perdi e diventi cretino. Grazie. E qui è un punto dove la superficie è abbastanza piatta, quando ti trovi a farlo sulle parti, sempre il discorso non cambia di niente, sempre la punta verticale il più possibile, con morbidezza e ben fisso, tu devi far seguire al pennello la superficie del soldatino in questa direzione, per quello dico va tirato, perché io mi metto così, poi avrò il soldatino fissato una basetta. Sì. E vado piano piano ruotando il soldatino, alzando, perché se vado dritto chiaramente la punta si piega, si allarga, si stringe,
tutto in un'unica riga non lo puoi fare, quindi anche lì lavorando. È magro questo obiettivo. Questo. Lavorando di punta. Ma non è macro, ma come se fosse. Cioè, mia figlia che ha pure un obiettivo della e avere Olympus. La sensibilità delle dita. Che mette a fuoco a 20 centimetri. Mi avvicino. E non è macro. No. Se no non riuscirei mai a riprendere una linea. La linea la puoi riprendere così oppure lavorare in questa direzione. Non potrai mai lavorare di così. Così, guarda, questo è il massimo. Te la tiri di così o te la tiri di così? Quanto sono? 15 centimetri? Non è che 15 centimetri? No. Quello che ti si muove sono le due, tre dita. Sono quelle che reggono il pennello. Con questa qui è praticamente quello che è il...